Eccoci qua con Michele, siamo tutti in blu oggi, manca a farla apposta. Ciao ragazzi. Com'è, come stai? Io bene, tu? Sto a posto, sto a posto. La volta che non ci vediamo, proprio fisicamente. Da un po', ma a breve ci rivedremo. Tanto, cos'è, tra due settimane dovevo venire da voi per fare il corso da istruttore, quindi ci vediamo tra poco. Sì, sì, sì. Tu avevi fatto prima che cosa? Un master? Sì, ho fatto delle coaching con voi dal vivo, proprio one to one con voi. Io mi ricordo, aspetta, avevamo fatto la chat insieme, io e te. Sì, io ti voglio solo ricordare quando avevamo avuto un paio di giorni una roba come 300 compatibilità, ma... Ok, allora sei tu, sì, mi ricordo. Sono io, The Legend. 300, sì, mi ricordo, ok. Allora, ottimo, e qua capitiamo a fagiolo perché appunto lavoriamo sul discorso l'importanza di curare i profili, quindi di avere una vetrina come Dio comanda. Un biglietto da visita molto importante perché... ho notato che molti uomini sottovalutano proprio questo aspetto nel curare i profili sui vari Tinder, adotto un ragazzo, Badoo. Allora, aspetta, perché secondo te, l'abbiamo detto in tutte le salse, però perché secondo te da studente cioè, pensi sia importante curare il profilo? Perché guarda che non è una cosa così palese, cioè le persone veramente caricano la prima cosa che trovano. Sì, sì, è quello che volevo dire, che proprio caricano foto brutte, non mettono la descrizione, non sanno dire veramente due frasi, mi dico due frasi in croce per far sì che la ragazza investa così di loro, vengono subito cestinati. Poi si inizia. Ma secondo te perché? Perché serve una vetrina, diciamo, ottimizzata? Perché se tu vuoi effettivamente conoscere ragazze nelle chat, devi comunque presentarti bene, avere delle foto che spiccano di valore, che una ragazza possa dire, ah, ma questo ragazzo qua rispetto a tutti gli altri che ho incontrato ha delle belle foto, ha uno stile diverso, vedo magari ha delle foto in posti dove lui viaggia, che ne so, diverse dagli altri. E anche la descrizione è importantissima, ragazzi, io l'ho sempre detto. Facciamo così. Dividiamo il tutto in fasi. Quindi fase e parte di foto. Tu mi ricordo che avevi foto molto, molto, molto belle. Cosa consiglieresti per quanto riguarda appunto il comparto fotografico? Allora, il comparto fotografico consiglierei di fare poche foto, ma veramente buone, con delle buone fotocamere che abbiano una buona definizione. Sicuramente quelle che consiglio io sono una prima foto dove ti si puoi vedere per intero, a meno una ragazza si fa, diciamo, beh, guarda, questo ragazzo è alto e basso. Concordo. Sì. Poi un'altra foto, sicuramente quella del primo piano, una foto in cui ti si vede senza occhiali, perché ho visto ragazzi che hanno gli occhiali. Ragazzi, la ragazza vuole vedere i tuoi occhi, non i tuoi occhiali. Cosa se ne fa degli occhiali? Assolutamente. Aspetta, primo piano però, cioè, quanto vicino? Perché poi... No, metà busto, tipo come... Mezzo busto va bene, vede bene busto, faccia. Poi una terza foto, che secondo me è molto importante, è una foto che ti ritrae mentre fai un'attività che a te piace fare molto, che ami molto, quale può essere, che ne so, correre. A me piace molto fare attività fisica, quindi avevo una foto mentre correvo. Fesseria, ti può piacere mangiare, fai una foto mentre azzanni un hamburger, che deve essere... Cazzo, questo mi ha dato un bel consiglio però, Cioè, io avevo nel mio profilo Instagram, ho una foto dove era per un video comico, alzannavo, avevo due patatine anche nel naso. Non possiamo negare che una ragazza non si mette a ridere di fronte a una foto così, dai. Sì, ti dà quel connotato proprio, sì, sicuro e divertente. Divertente, sì. Capito? E poi la quarta foto, magari, che ne so, anziché farsi il classico selfie nell'ascensore, un attimo... Fatti una bella foto nel parco, che ne so, ami viaggiare, fatti una foto, che ne so, è stata a New York, fatti una foto tra i palazzi, i grattacieli, cioè una roba un po' diversa, per far vedere che sei diverso rispetto agli altri, ecco. Una domanda, ho fatto una foto 3-4 anni fa, va bene ancora oggi? Deve rispecchiare la tua reale immagine di adesso, non di 4-5 anni fa.
magari sei una persona che 4-5 anni fa c'era la palestra, era tutto muscoloso, adesso si è lasciato un po' andare, c'è la pancetta, è come mentire, diciamo. Secondo me è sempre molto, molto meglio essere trasparenti con le ragazze, ecco. Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. La paga. Buono, infatti, foto quindi, ok. Foto ok. Poi... la parentesi sulle foto ai ragazzi, cioè io avevo il mio profilo che era, posso dirlo, figo, e le ragazze mi mettevano direttamente mi piace per quanto era ben curato. Quindi, ragazzi, investite tanto sulle foto che fa la differenza. Assolutamente. E adesso la gente penserà e dirà, ok, hai foto fighe perché sei un bel ragazzo e... Cioè, vanno... Loro proprio vanno di pari passo al bel ragazzo, foto figa. In realtà, io ti giuro, nei master, lo sai, lo vedrai comunque, studenti che veramente non, cioè esteticamente non sono poi questo granché, nelle foto, se fatte bene, con giusto angolazione, profilo, come fanno le donne? Certo, cioè io comunque per arrivare, io adesso non dico di essere Brad Pitt, comunque mi curo, cioè mi alleno, ho un fisico comunque adeguato, mi so vestire, sono tutte cose che fanno la differenza. Logicamente se mi vieni con la magliettina da ragazzino di ventenne con la scritta, sì. Ma se invece in foto vai con una polo, una camicia, ragazzi, fa la differenza, cavolo a fare. Sì, assolutamente. Foto, tu stai parlando sempre di Tinder, ma anche di Instagram. Tinder, ma anche su Instagram poi. E se vai a vedere, vabbè, su mio Instagram sono più foto di viaggio. Però con le foto in cui sono io, comunque, sono sempre vestito adeguatamente. Le foto, penso di essere... Ok. Belle foto, ecco. Presentabile, sì. Descrizione, invece? E la descrizione è un'altra roba che ho notato che veramente in pochi la considerano. Invece, ragazzi, sì. Il grande qua maestro Steve insegna che la descrizione... Me ne va, dopo questa me ne vado. Fa la differenza. E quando, io ve lo dico, quando abbiamo fatto io e lui il corso di chat dal vivo, le ragazze, ripeto, mi scrivevano per prima dicendomi che la mia descrizione era veramente ben fatta. Solo per quello mi contattavano. Cioè, un pezzo. Io... Te la ricordi la tua descrizione com'è? Certo che ce l'ho ancora. E dai, non darmela tutta, ti prego, perché poi, poi te la copiano, te lo dico. Dammi la prima frase, come sei partito? Allora, aspetta, sulla prima frase era... parlava del fatto che ero molto frenetico. Stai lì da qualche parte? Ma devo andare a trovare. Adesso no. Però mi ricordo solo quello del lavoro, che incuriosiva tantissimo, e tantissime ragazze mi scrivevano perché erano curiose di sapere che lavoro facessi. E infatti dicevo, facevo un lavoro per cui molte ragazze mi volevano sposare, ma non sposo tutte, ecco. Okay. No, ma... Il lavoro dei sogni di ogni donna, ok. Che lavoro fai tu? Il cuoco? Faccio il pizzaiolo, sì. Ah, ecco, immaginavo, infatti, ok. Infatti, effettivamente molte ragazze dicono, oddio, la pizza, bom, con i cuoricini. E poi tu dicevi che la facevi in casa, cioè la sai fare tu in casa, chiaramente. Anche, sì. Ok, la descrizione, dammi 2 o 3 punti cardine su come poter, diciamo, cioè, cosa c'è di sbagliato in quello che fanno o comunque non fanno gli altri? Tutto non mettere una descrizione, ragazzi, cioè okay. Non potete, non è un biglietto da visita la descrizione, descrive in poche parole quello che voi siete, però logicamente non andrei mai a fare quelle descrizioni, come le dico io, patetiche, dove ciao, sono Michele, ho 3 anni, nella vita faccio pizzaiolo, mi piace correre, amo viaggiare. È un copy and paste. Perché non funziona secondo te? Perché lo fanno tutti. E onestamente, se tu vuoi emergere, devi essere diverso. Io reputo sempre che la seduzione è come il calcio o andare in palestra. Cioè, per essere più forte devi fare qualcosa di diverso. Cristiano Ronaldo e Messi sono i più forti perché fanno qualcosa di diverso. Punto. Stessa cosa nella seduzione. Assolutamente. E, sì, lo fanno tutti e soprattutto, io ci aggiungo, non emoziona. Per quanto possa essere bello, un bel lavoro, comunque fare il pizzaiolo, fare le pizze, creare qualcosa, non è bello. Adesso ho dato uno spunto a tutti quelli che fanno i pizzaioli. Mi stai dicendo che fai il pizzaiolo, va bene, grazie, ciao. Ho dato uno spunto, il discorso pizzaiolo è un discorso, cioè potete fare un discorso di artista, quindi potete lavorare, quindi creare l'immagine, creare appunto una frase che faccia capire che voi siete una sorta di artista, però quello che...
producete non va su tela, ma va su altri tipi di cose, di prodotti. Questo è sicuramente un ottimo modo per incuriosire. Bisogna avere tanta immaginazione. Leggere, vedere film, viaggiare, ti apre veramente tanto. Poi, secondo te, che cosa fa la differenza? Beh, logicamente nella descrizione devi comunque creare una descrizione che, a mio giudizio, deve essere divertente. Devi quindi... la ragazza deve ridere quando vedi il tuo profilo. Cioè, se fai già ridere una ragazza, secondo me sei già a metà dell'opera. Poi comunque devi farla ridere, ma non devi scoprire subito le tue carte. Quindi quel lato di mistero, secondo me, ci sta sempre. Perché se tu gli dai tutta la ragazza, togli anche quella voglia in lei di scoprire te. Quindi di fare un investimento, cosa fa veramente questo ragazzo nella vita, le sue passioni. Perché comunque è noto molto che le ragazze investono poco in chat. Sì. E tutto tu. Sì. Ok, cosa tu avevi, nel senso, hai sempre avuto il profilo Tinder? Sì, ce l'avevo avuto. Anche quando non conoscevi questo mondo? Sì, ce l'avevo, lo miglioravo giorno dopo giorno, però come ho sempre detto, voi siete stati la ciliegina che mi avete resi quello che sono adesso, e vi ringrazierò sempre. Meno male che vi ho conosciuti. Ma prima com'era? Prima avevi qualche risultato? Avevo risultati, ma non come quando ne ho avuti con voi. Con voi è stata una roba devastante. Cioè, veramente, ragazze che magari mi bruciavo vedendo te e Cristian, ma veramente fai così? Ma veramente ero così, dai. Ragazzi, se non è un qualcuno che comunque ha più esperienza di te, che ti dice come devi fare le cose, magari non ci arrivi. Bello, bello, bello. E poi mi emoziono perché comunque mi fa piacere. Ok, Miki, sei stato veramente in gamba, sei stato veramente esaustivo e niente, poi ci vediamo tra qualche giorno, insomma. Dopo 2 settimane. Ok, grazie mille. Grazie a te. Ciao, Miki. Ciao, buona giornata. Ciao.